lampi in piazza per dire no alla riforma referendaria del governo Renzi. E cos'altro potremmo fare? Una riforma, questa del Senato, la legge elettorale, che sono un obbrobrio da ogni punto di vista, dal punto di vista della democrazia. Perfino, hanno detto 50 costituzionalisti, scritte male perfino tecnicamente, ma soprattutto tolgono potere di rappresentanza ed esercizio della sovranità popolare ai cittadini e riducono gli spazi di democrazia. Noi siamo obbligati, direi, per statuto, a impegnarci che la Costituzione non venga stravolta. Questo è uno dei casi classici in cui bisogna impedire a tutti i costi, impegnandoci fino allo spasimo, che passi una riforma che stravolgerebbe davvero la Costituzione e cambierebbe il volto del Paese nel suo complesso. È il momento in cui semmai bisogna dare di più la parola ai cittadini, invece in questo modo la si toglie. Addirittura nella legge di riforma del Senato c'è una norma in cui per le leggi di iniziativa popolare bastavano 50.000 firme, le portano a 150.000. Non è il modo di incoraggiare la partecipazione, questo, ma si potrebbero dire molte altre cose. Comunque il fatto è che andiamo molto al di fuori di quello che occorrerebbe al nostro paese in questo momento. Il sindaco De Magistris è finito sotto attacco per una delibera del comune che impegna il comune di Napoli al no al referendum. Ma secondo lei è corretto questo attacco arrivato al sindaco? Beh, questo dal punto di vista giuridico, strettamente giuridico, può essere anche opinabile e discutibile. Certo che se la giunta ha questa opinione è giusto che la esprima. Esprimano le forme, adesso se fanno bene a farlo sotto forma di delibera o come impressione così mi è indifferente, però che i cittadini sappiano che quelli che fanno parte del comune sono del parere di dire no a queste obbrobrie.